E bello di tornare in questo mio nuovo video. Allora, oggi è giovedì, ieri chiaramente era mercoledì, e ieri sera alle 7:30 c'è stata Lazio-Brescia all'Olimpico, insomma me la sono vista. E adesso insomma vi dico un po' le mie conclusioni sulla partita. Allora, si è visto che tutti cercavano di dare palla a Ciro per fargli fare gol, e infatti molte palle, anche se era marcato da 4 uomini, le davano lo stesso. Però comunque è riuscito a far gol. Vabbè, dopo 20.000 palloni che gli hanno dato, è riuscito a far gol. Si è mangiato anche 1-2 gol, abbastanza banali, ma insomma alla fine ce l'ha fatta ed è arrivato 35, superato Lewandowski. Adesso bisogna vedere cosa farà Ronaldo contro la Roma e cosa farà anche Ciro contro il Napoli, perché c'è anche il primato di Higuaín a 36 gol, il record di Higuaín a 36 gol da battere. Dovrebbe fare una doppietta contro il Napoli, non è facilissimo, però boh, vedremo cosa accadrà. Ronaldo si è fermato è fermo ancora a 31, perché ieri sera, come penso tutti sappiate, la Juventus ha perso contro il Cagliari 2-0. Ronaldo non ha fatto neanche un gol, sono contento perché così almeno Ciro si porta a casa il premio di capocannoniere. E niente, allora, Luis Alberto e ha sbagliato molti passaggi, cioè si vedeva che volevano tutti dare palla di Immobile. Uno come Luis Alberto, con una tecnica come la sua, così vedere sbagliare tanti palloni, perché cercando sempre di darla a Ciro ormai, cioè, i giocatori del Brescia lo capivano che volevano dare solo palla a Ciro. Quindi Luis Alberto ha sbagliato molti palloni, magari certi anche banali, e molti tiri davanti alla porta che poteva benissimo tirare, insomma, che o non ha tirato oppure ha tirato in ritardo e l'ha calciata fuori. Infatti questa qui è una di quelle partite che se avessimo giocato normale magari vincevamo 5-0 e Ciro faceva una tripletta. Mentre così, cercando di far segnare solo Ciro, abbiamo vinto 2-0. Insomma, la vittoria si prende sempre bene. Questa qui, a parer mio, era una di quelle partite che vincevamo, perdevamo, il risultato insomma contava quel che contava. Per me era importante far segnare Ciro, perché tanto ormai in Champions ci siamo. Il posto tra terzi e quarti, insomma, dovrebbero darci un po' più di soldi, arrivando terzi, insomma, che male non fanno per il calciomercato, visto che il prossimo anno dovremo giocare anche la Champions. Ma insomma, per me questa partita era importante per far segnare Ciro. E niente, insomma, abbiamo giocato abbastanza bene. La difesa anche lei si è comportata abbastanza bene. Vabbè, Acerbi, che ormai è una certezza, nel senso, gioca sempre, ti dà sempre una sicurezza là in difesa. Luis Felipe, che secondo me, come difensore, come centrale di difesa, deve ancora un po' migliorare. Però insomma, stiamo vedendo che se la sta cavando. Comunque è un giovane di 23 anni, 22-23 anni, insomma, ha ampi margini di crescita. E speriamo bene per il futuro. Patrick, che con l'infortunio di Radu, la destra sta giocando bene. Negli ultimi anni ha giocato abbastanza poco, mentre adesso, ben appunto per questo infortunio, si ritrova a giocare quasi sempre a titolare, levando, vabbè, il morso che aveva tirato contro il Lecce, che magari poteva essere un colpo emotivo. Insomma, abbiamo visto che non ha accusato per niente di questo colpo emotivo, ha continuato sempre a giocare il suo calcio. Insomma, non è uno di quei giocatori che è fenomenale così, ma se te gli dici di fare una cosa, lui te la fa, e anche abbastanza bene. Oltre, vabbè, quella palla che aveva, quel passaggio che aveva sbagliato, che stavamo anche per prendere gol su quel pallone lì. Insomma, abbiamo giocato abbastanza bene. L'unica cosa è che, a parer mio, siamo stati un po' troppo in difesa. Cioè, nel senso, abbiamo permesso al Brescia di arrivare troppe volte sotto porte, di calciare troppe volte. Gli abbiamo concesso molti calci d'angolo, molti calci d'angoli. E niente, insomma, il Brescia è tirato molto in porta, ma non beccando molte volte lo specchio. Infatti Torregrossa ha fatto due o tre tiri di testa, ma fuori dallo specchio. E niente, insomma, abbiamo giocato tutti abbastanza bene. Le due ali, allora, secondo tempo, al posto di Lazzari e di Johnny sono entrati Lukaku e Marusic. Allora, questi due cambi qui, io mi aspettavo insomma, più freschezza, insomma, più rapidità, uno come Lukaku veloce, insomma, dei grandi scatti sulla fascia. E insomma, non li abbiamo trovati molti, e specialmente da Marusic, insomma, sono rimasto molto deluso, perché, cioè, da come l'avevamo visto giocare, sembrava molto, cioè, ha fatto una partita molto sottotono. Infatti, cioè, a parer mio sembrava proprio un pezzo di legno Marusic. Rimaneva a volte troppo basso, non saliva.
certi stop, insomma, gli sbagliava così, quindi sono rimasto molto deluso da Marusic, che l'anno scorso senza Lazzari abbiamo visto proprio un altro giocatore su quella fascia destra. A sinistra, al posto di Johnny, che ha giocato anche lui una buona partita, insomma, con l'infortunio di Lulic, anche lui si sta trovando a giocare molto sulla fascia sinistra, insomma, mi sta piacendo. L'unica cosa è che magari non ritorna tanto in difesa e non è velocissimo. Allora, con il cambio di Lukaku, uno come Lukaku che l'abbiamo sempre visto sfrecciare sulla fascia così, e a volte anche ritornare in difesa, insomma, Lukaku sembrava, non dico nullo, però quasi, cioè, in difesa certe volte ha sbagliato certe entrate e ha permesso al Brescia di ripartire. In attacco scatti praticamente quasi nessuno, insomma, e niente, sono contento comunque di risultato. Adesso dobbiamo vedere, in vista del Napoli, di vincere per arrivare terzi. E come già detto, ci dovrebbero dare qualche soldino in più che non ci dovrebbero far male. Ci sono gran bei colpi di mercato da fare. Infatti, molto probabilmente ci farò un video sopra, chiaramente, come David Silva e altri. Ieri sera ho giocato anche con le nuove maglie. Non vi sto a dire adesso se mi piacciono o no, perché ci farò un video. Infatti, adesso, appena finisco questo video qui, lo metto a caricare e dopo registrerò subito il secondo video. Quindi non vi sto a dire neanche se mi piacciono o no. Insomma, ricapitolando un po' tutto, per me questa partita qui potevamo vincere o perdere, chiaramente la vittoria è sempre bella, insomma il risultato era un po' a sé. Per me l'importante era far segnare Ciro, ha fatto gol bene, sono contento. Secondo me se avessimo giocato normalmente senza puntare troppo su far gol, su far segnare Ciro, secondo me saremmo riusciti anche a vincere 3 o 4-0. E magari Ciro avrebbe fatto anche una doppietta, insomma. Comunque si è mangiato un gol davanti alla porta che era abbastanza banale, ma poi l'ha fatto. Insomma, sono contento che abbia fatto gol, che abbiamo vinto e niente, insomma, sono contento di questo. Adesso, se non mi sbaglio, sabato, sì, c'è Lazio-Napoli, che molto probabilmente me la guarderò in TV come sempre. Niente, poi aspetterete il video così, insomma. Una piccola parentesi: la Juventus che ha perso 2-0, Ronaldo non ha fatto neanche un gol, e venerdì l'8 incomincia, no, il 7 incomincia anche la Champions. Quindi vedremo un po' come andrà. Di sicuro ci porterò dei video sopra su magari partite, magari discutibili così, e niente, insomma, questo qui era il mio parere un po' generale su Lazio-Brescia. Come potete aver notato, insomma, da questo video, i video sulle partite della Lazio, le partite in generale, sono senza un copione, senza tagli, senza niente, perché sono proprio così, cioè le mie opinioni prese e buttate. Queste qui sono le mie opinioni a freddo. Magari a volte ci saranno anche video dove ci saranno mie opinioni su partite della Lazio a caldo, ovvero appena finite, così proprio prenderò e butterò giù le mie opinioni così. E niente, insomma, ci vediamo in un prossimo video che sarà praticamente al 100% il video su cui vi dirò la mia sulle divise della Lazio. E niente, ci vediamo in un prossimo video e sempre forza Lazio!